Il libro dei colori. Ciao, Pocoyo! Cosa stai facendo? Ciao! Libro! Stai leggendo un libro? Che idea fantastica! Su queste pagine ci sono una mela rossa, un'auto rossa, una coccinella rossa e un cuore che... Rosso! Oh, guardate! C'è anche un Pocoyo rosso! No! Pocoyo blu! Ma sei sicuro? Pocoyo rosso! No, Pocoyo, quello è giallo, come te! Giallo! Ellie! Ciao, Ellie! Ellie gialla! Gialla come libro! Sì, Ellie. Pocoyo ha un libro magico. Ogni volta che giri una pagina, tutto ciò che ti circonda cambia colore. Ottima idea, Ellie. Andiamo a cercare Pato. Sì, Pato! Ciao, Pato! Pato! Forse dovremmo spiegare a Pato che per via del libro magico, ogni cosa adesso sarà blu. Pato blu! Oh, sembri un mirtillo con il becco. Voglio dire, credo che dovresti guardarti allo specchio. Ma Pato è un blu incantevole. Beh, su questo hai ragione. Una papera dovrebbe essere giallo papera. Oppure verde. Verde! A essere sinceri, il verde è davvero un bel colore, non credi? Oh, cielo! Ellie dice che ora tocca a lei girare le pagine. No, libro mio! Arancione! Che bellissimo colore per un elefante! Ha! Mio! Viola! Ho paura che Ellie e Pato non siano contenti di essere di quel colore. Ragazzi, ragazzi! Giallo, ma quanti colori ci sono in quel libro? No! Libro mio! Via! Ops! Oh, mamma! Quando hai chiuso lì dentro il libro, la luce è andata via e... No, sono cambiati i colori! Allora, Pocoyo, sentiamo, c'è un modo per risolvere il problema, vero? Aspetta, io intendevo che dovresti condividere il libro! No! Libro mio! Andiamo, Pocoyo. Riflettici su. Forse se condividi il libro con gli altri, i colori torneranno a posto. Oh. Oh, forse no. Mio! Ed ecco che ci risiamo. Finalmente! Guarda, Ellie, sei tornata rosa. Eh? Oh, accidenti! I colori si sono mischiati in tutte le pagine! Hai ragione, Pato! Sarebbe il momento di tornare ai vostri colori! Oh, ragazzi, ma avete perso i vostri colori! Colori? Oh no! Il libro è vuoto, avete visto? Non vedremo più Ellie nel suo rosa, o Pato nel suo giallo, o il bellissimo blu di... Idea! Pocoyo, hai un'idea?
Magnifica, Pocoyo, ma sei sicuro che funzionerà? Sì, ha funzionato, ha funzionato! Sì! Eh? Oh, cielo! Luca! Un urrà per gli amici e un urrà per un'amicizia colorata! Ciao, ciao, ci vediamo presto! Is yellow, he's as yellow as the sun, just like potato chips or like a ripe lemon. Blue's the color of the sky, and the Pocoyo's hat, it's his favorite color. Well, hey, just fancy that. Red and blue, green and yellow. They are bright red. Fire engines are red too. It's the color of Crazy Fred and the color of crabs, it's true. Nina likes wearing green, and the nature's green, you know, like the leaves on the trees and the apples and the pears when they grow. Red and blue, green and yellow. La casa multicolore. Ciao Ellie. Che cosa fai? Stai dipingendo? Capisco. Stai pitturando la casa di rosa. Proprio un bel colore. Sì, 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 certo, molto bello. Già, volevo dire, il colore più bello di tutti i colori del mondo. Ciao, Pocoyo. Ciao, Pato. Ciao. A Ellie manca ancora molto lavoro per finire di pitturare. Forse le servirebbe un po' d'aiuto. Pitturare! Ho come la sensazione che le piacerebbe molto essere aiutata. Pitturare! Ellie, hai fatto una casa molto rosa, ma Ellie... Che cosa succede? Pitturare! Ecco fatto, un bel secchio di pittura rosa.
Renato, sembra che a Ellie non piaccia proprio questo colore. Ellie insiste, vuole che pitturi la casa di rosa. No, azzurro! Ho fatto un tuo ritratto sul muro. Forse non è poi così male usare altri colori. Il tetto rosa, Ellie. Accipicchi, a poco io! Oh no, Pato! Ragazzi, forse dovreste... Calma, ragazzi. Un momento. Se non vi calmate, non risolverete mai il problema. Che disastro. Buona idea, Ellie! Potete dipingere un pezzo a testa! Ah, così è perfetto! Alla prossima! Il buco nero. Pocoyo, Ellie e Pato. Ciao! A che cosa state giocando? Giochiamo a biglie. Sembra divertente. Vediamo. Ah, bisogna far entrare la biglia dentro quel buco, giusto? E come sta andando? E tu, Pocoyo? Ah! Ma quella è una super biglia nera speciale! Ah, che peccato, Pocoyo! Ce l'avevi quasi fatta! A chi tocca adesso? Oh, oh, aspetta, aspetta! Che cosa succede? Sì! Sì, Pocoyo, ma... com'è possibile che la tua biglia si sia mossa da sola? Credo che tu abbia appena scoperto un buco nero!
Risucchia tutto quello che si avvicina. Sapete cosa significa questo, vero? Pocoyo, questo non è il momento di ballare. Via! Allontanatevi dal buco! Buona idea, Pato! Aggrappati all'albero! Resistete! Beh, in effetti è divertente, vero? Ma dobbiamo tirare fuori Ellie da lì! Qualcuno accenda la luce, per piacere. Oh, meno male. Sembra che sia tutto a posto. Ehi, un momento. I colori sono al contrario. Pato, non sei più giallo, adesso sei viola. Ellie, tu sei verde. Volete che tutto torni come prima, vero? Beh, credo proprio che si possa fare. Vuoi tornare nel mondo di prima, Pocoyo? Penso che la tua super biglia nera speciale possa essere la chiave. Lei potrebbe farci tornare a casa. Esatto, Ellie. In questo mondo la super biglia nera è bianca. E adesso? Ecco fatto! Un buco bianco! Forza! Tutti dentro! Che cosa succede, Pato? Non vuoi tornare del tuo colore giallo? Questo non è il vostro mondo! Siete tutti di carta! Sarà meglio trovare la biglia. Molto bene, Pato! Non ci posso credere! Adesso siete dei palloncini! Oh, finalmente! Finalmente a casa! Non avete dimenticato niente, vero? Bella domanda, Pato. Che cosa facciamo con la biglia? Sembra che a poco io sia venuta un'idea. Un razzo. Allora, diamo inizio al conto alla rovescia. 3, 2, 1, 0! Guardate! Una notte magica! Alla prossima! Life in all its colors.
Ciao, Pocoyo. Ciao. Che cosa fai? Segui le tracce di qualcuno? Chi avrà lasciato quelle impronte? Sono piuttosto piccole. Forse lo so. Sono esattamente della misura del piede di Pocoyo. Qualcuno aiuta Pocoyo a capire chi ha lasciato quelle impronte? Pocoyo! I piedi di Pocoyo! Esatto! Pocoyo, stai seguendo le tue stesse tracce! Ma cos'è? Guarda! Ci sono altre impronte! E chiunque le abbia lasciate era scalzo! Anzi, ha delle zampette al posto dei piedi! Chi ha lasciato quelle impronte? Ne sai qualcosa? Le hai lasciate tu, per caso? Qualcuno aiuta Pocoyo a scoprire di chi sono quelle impronte? Un cane, Luna! È vero, sono di Luna! Già, talvolta ci lasciamo dietro tracce o impronte, come quando camminiamo sulla sabbia in spiaggia. Beh, queste sono proprio misteriose. Chi o cosa pensate le abbia lasciate? Rotonde! Sì, sono rotonde. Grandi! È vero, sono anche grandi. Molto più delle tue, Pocoyo. Un grosso piede tondo. Chi sarà mai? Pocoyo, chi potrebbe aver lasciato quelle tracce? Qualcuno sa dire a Pocoyo chi può aver lasciato quelle grosse impronte rotonde? Già, è stata Ellie, l'amica di Pocoyo. Ciao, Ellie! Hai proprio un bel piedone, Ellie. Oh, ecco qualcuno che lascerà delle impronte molto particolari. Ciao, Pato! Vai a nuotare? Di impronte sono queste? Grandi! Eh sì, chiunque le abbia lasciate ha un bel piedone. Ancora più di Ellie. E ha anche un piede palmato. Chiunque sia stato, sicuramente non era un bambino, un cane o un elefante, vero Pocoyo? Chi sarà stato? Mostro! Oh no, Pocoyo! Non penso che fosse un mostro! Pocoyo? Pocoyo? Se guardi bene... Sì, il mostro sembra vicinissimo, ma... Davvero? Non devi avere paura! Wow.
Guarda, Pato! È strano, vero? Le impronte sono proprio dietro di te! Vedi chi ha lasciato quelle brutte impronte? Qualcuno sa dire a Pocoyo a quale piede appartengono quelle impronte? Sono di Pato! Pato! Le ha lasciate proprio Pato, con le sue pinne, mentre andava a nuotare. Evviva Pocoyo! Hai risolto il mistero del grande mostro! Bravissimo! Ciao ciao, alla prossima! I frutti di bosco. Ciao ragazzi, che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? A quanto pare avete trovato la merenda perfetta! E come si fa? Kissy Bice! Ho capito! Ci servono dei frutti di bosco! Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Kissy Bice e Sacco Soy Sisosio! Ah, sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso! Va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. Di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Thank you.
Ecco fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando. Siete pronti per cucinare? Avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda! Ah, ecco Pocoyo! Ciao! Ciao! Oh, che bei giocattoli! E che bei colori hanno! Che c'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Caspita, cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante. Bottoni! Sì, hai ragione. Prova, schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo. Sì, è proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato!
Oh! Oh! Oh, cielo! Oops! Oh, caspiterina, stai attento, Pocoyo! Pocoyo? 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo! Iniziamo. Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Esatto! Pato è giallo! Sì! Vediamo chi c'è ancora. Oh, sì, certo, Ellie! Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato. Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao, ciao! Alla prossima! Porticine. Ciao, Pocoyo! Ciao! Oh! Cosa sarà mai? Porta! Esatto! Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi, Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? In cielo? Non mi quadra! Pato! Pato! Cielo! Guarda! Oh mamma! Ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Di voi sa dire a Pocoyo dov'è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo!
Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo. Oh cielo, è proprio una strana porta. Prova di nuovo. L'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui. Lui. Eccolo lì di nuovo. Porta. Ancora porte! Non ci credo! Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Ah, quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato, è stato Pato! Sì, avete ragione. Sembrava proprio Pato. Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo. Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata. Stava organizzando una festa. Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima! Il mistero del mostro. Ciao, Pocoyo! Ciao! Che cosa stai costruendo, Pocoyo? Cos'è quello? Un mostro! Oh, mamma mia! Aiuto! Ma quel disegno fa una paura da morire, Pocoyo! Che spavento mi hai fatto prendere! Che cosa pensi di fare ora con quel mostro? Vai in giro a spaventare la gente. E chi? Gli amici. Oh, guarda, c'è Ellie. Buongiorno, Ellie. Guarda, Ellie, un mostro. Wow. Ah, sì, ha le gambe azzurre, certo, hai visto bene. Qualcuno di voi pensa che Ellie abbia davvero paura del mostro? Infatti,
sta solo facendo finta. Su, non prendertela, Pocoyo. Il tuo mostro fa davvero tanta paura. È terrificante. Aiuto! Aiuto! Mostro, 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 mostro! Ah! Aiuto, il mostro! Vai un po' a vedere che cosa succede, Pato. Forse Pocoyo ha ragione e c'è davvero un mostro. Aiuto! Ah! Aiuto, Pato, scappa! Fuggi! Non funziona. Neanche Pato si è spaventato. Stupida scatola! Pocoyo! Oh no! Questa proprio non ci voleva. La scatola di Pocoyo ha intrappolato il povero Ronfotto. Ellie, Pato, quello non è Pocoyo. Credetemi. Qualcuno può venire a vedere. C'è per caso Pocoyo dentro quella scatola? No! Non c'è Pocoyo in quella scatola. Oh, povero Ronfotto, non vedrai l'ora di uscire da quella maledetta scatola. Sono certo che i tuoi amici ti aiuterebbero, ma ora sono convinti che tu sia il mostro. Cosa dici, Ronfotto? Dato che tutti ti credono il mostro, farai davvero il mostro. Oh, no! Cos'è che squilla? Il telefono! Pronto? Pato? Il mostro! Un momento! Forse Ronfottino ha capito qualcosa! Guardate, sì, Ronfottino, hai ragione. C'è Ronfotto nascosto in quella scatola. Meno male che l'hai scoperto. Pocoyo, Ellie, Pato, non c'è nulla di cui avere paura. Quello lì non è un vero mostro, credetemi. Bambini, sapete dirgli chi c'è nella scatola? Visto? Era finto. Non c'era proprio nessun mostro da nessuna parte. C'era solo Ronfotto nascosto nella scatola. Oh, mamma! Ma certo, divertente! Avete tutti la vostra scatola colorata da mostro. Evviva le facce da mostro! Evviva gli amici! Ciao, ciao! Alla prossima! Pato Pittore. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Vedo che Ellie ha in mano una specie di vaso. Ma certo, sta facendo un bel dipinto.
modo un pochino insolito per dipingere. Cos'è stato? Scimmia. Dici che era il verso di una scimmia. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se era davvero il verso di una scimmia? Non è stata una scimmia! No, è Ronfottino! Esatto, non è una scimmia, è Ronfottino! Ah, guarda, anche lui sta dipingendo! Bravissimo! Anche Freddy il polipo farà un dipinto. Che cosa dipingerai? Oh, non lo sai ancora? Certo. Pato, anche tu ti metterai a dipingere? Forse dipingerai, forse non dipingerai. Ho l'impressione che il nostro pato non ami particolarmente dipingere. Ah, coraggio! Tutti alla mostra di pittura! Ecco Ronfottino con un bel vassoio per il rinfresco. Che buone, deliziose! Sì, ecco lo stupendo quadro di Ellie. E tu che ne pensi, Pocoyo? È bellissimo, un'opera d'arte. Ah, questo deve essere il dipinto di Ronfottino. Cosa dici, Pocoyo? Non trovi le parole giuste per descrivere questo bel dipinto? Oh sì, certo, un capolavoro, pieno di energia, grande dinamismo. Fermo, fermo Ronfottino, cerca di non esagerare. Ecco l'opera senza pari di Freddy il polipo. Pocoyo vuole sapere cosa raffigura il tuo dipinto, Fred. Sì, ma certo. Dice che è uno scarabocchio. Ecco il dipinto di Ronfotto. Che ne pensi, Pocoyo? Onesto, vero. Addormentato. Pato, finalmente hai deciso anche tu di fare un dipinto. Ce lo fai vedere? Aspetta, Pato, ma l'hai dipinto tu! Ma ne hai fatti altra! Oh, non ci posso credere! Ne hai altri ancora! Vediamoli! Tu hai dipinto tutti quelli! Non ho parole! Fanne uno adesso per noi! Coraggio, Pato! Qui vogliono tutti vedere il grande pittore all'opera! Dite un po', bambini, vorreste vedere Pato all'opera? Sì! Fai un dipinto, Pato! Non hai gli strumenti adeguati! Nessun problema! Ecco qui una tela bianca tutta per te! Hai sete? Ecco da bere! Coraggio, Pato! Siamo pronti! Stupiscici! Cielo! Pato, non sono opera tua tutti quei quadri, vero? D'accordo, va bene, facciamo così. Innanzitutto direi che dovresti riportare quei dipinti dove li hai presi. Molto bene. Ecco una bella tela bianca. Su, provaci! D'accordo. Dipingere non è il tuo mestiere. Allora qual è? I fiori! Certo, sono bellissimi! A
Appunto, perché non li dipingi? No, non c'è nulla di cui aver paura. Ehi, Pocoyo ha disegnato un fiore stupendo. Pato, ce l'hai fatta! Sei riuscito a fare un dipinto, guarda! Ed è un vero e proprio capolavoro! Sono senza parole! E allora, visto che ne valeva la pena? Evviva Pato! Evviva le cose nuove che bisogna provare! Ciao ciao, alla prossima! Pato scatto. Ciao Pocoyo! Ciao Ellie e Ronfottino! Ciao! Che cosa state guardando? Ah certo, fotografie! Molto carine! Molto bella questa, Ronfottino! Ma chissà chi mai l'avrà scattata! Ah, Pato, ma certo! Le hai scattate tu queste belle foto! Bene, non voglio interromperti. Ti vedo molto, molto preso. Ah, Pato ha altre foto da farvi vedere. Chissà cosa avrà fotografato. Certo, fiori! Non avevo dubbi. Oh, proprio così. Pato ha ancora altre foto di fiori da farvi vedere. Uffa! Oh, sono tutte uguali queste foto di fiori. Basta fiori! Pensavo, perché non provi a fotografare qualcosa di diverso, Pato? Qualcosa di un po' meno, diciamo, floreale. Qualcuno di voi può suggerire a Pato cosa o chi potrebbe fotografare al posto dei fiori? I suoi amici! Pocoyo, Ellie e Ronfottino! Esatto, i suoi amici! Grandissima idea! Deve essere tutto perfettamente a posto! Ehi voi! Ma che aria seria avete tutti! Qualcuno di voi può dire ai nostri amici come possono rendere la foto un po' più gioiosa? Sorridete! Sorridete! Esatto! Fate tutti un bel sorriso! Svelto Pato, mettiti anche tu nella foto! Fermi così! Ecco, bravi! Sì! Sta per Ops! Non è esattamente la foto perfetta che avevi in mente, vero? Buono, buono, Pato, calmati, su! Lo sappiamo che quella foto non è venuta come volevi tu, ma ci puoi sempre riprovare, no? Oh, così è perfetta! Oh, Ellie ha dimenticato qualcosa. Il profumo? Ah, sì, certo. Vuoi essere assolutamente profumatissima nella foto? Pronti? Oh, no! Su, Pato, gli è proprio scappato. Andiamo, il profumo ha fatto starnutire Ellie. Hai deciso di riprovarci. Bravo, così si fa. Guarda, ho l'impressione che i tuoi amici si siano divertiti a prenderti un po' in giro facendo smorfie alle tue spalle, Pato. A Pato non piace affatto nemmeno mezza di queste foto. Oh no. Così dovrebbe venire bene. Non c'è in giro nessuno che possa disturbare. Yeah! Povero Pato, sei arrabbiato, lo so.
Così viene una foto fantastica. No. Guarda, un'altra, un'altra. No. Ehi, anche questa sarebbe magnifica, guarda. Forse avete esagerato un po' con scherzetti e dispetti. Come possiamo aiutare Pato per far sì che le sue foto vengano bene? Un tappeto rosso. Ci sarà un evento speciale. Coraggio, vai a dare un'occhiata, Pato. Una mostra fotografica. Oh, che splendide foto artistiche. Ma guardale, fiori e amici. Caspita, questa è uno spettacolo. Sì, Pato, è una foto senza paragoni. E tu ne sei l'autore. Su, ditelo a Pato che i suoi amici apprezzano le sue foto. Sì, mi piacciono le tue foto. Sì, le adorano. Evviva Pato, evviva queste foto meravigliose. Ciao, ciao, alla prossima. Sparisci, Lula. Ciao, Pat. Ellie. Ciao, hai visto Pato? Mi pare che fosse... Ma che sta succedendo? Ma che cosa avete tutti quanti? Uno, due, ciao, Pocoyo. Tre. Ciao. Chissà che cosa staranno combinando. Gioco. Gioco? E com'è questo gioco? Ho capito, state giocando a nascondino. Che bello. Su, continua, Pocoyo. Uno, due. Ottimo nascondiglio, Pato. Oh, l'ha già occupato Ellie. Cinque, sei. Forza, sette. Cerca un altro posto. Bruco, hai capito che devi andarti a nascondere, vero? Nove, dieci, undici, dodici. Ah, il nido di Ronfotto! È proprio un ottimo nascondiglio. Diciotto, diciannove, 20. Arrivo! Si parte! Tutti ai propri posti! Il bruco! L'hai trovato! Andrà meglio la prossima volta, bruco! Lula! Ma a poco io, Lula non stava giocando con voi, non si era nascosta! Sembra che Lula abbia trovato qualcosa. Ellie! Pocoyo è il più bravo! Arrivo! Ronfottino dice di fare silenzio, Lula. Sta cercando di nascondersi. Ronfottino! Thank you.
ecco il nostro campione di nascondino! Siete stati bravi a nascondervi, ma al nostro super segugio non sfugge nulla! Sei una bravissima cagnolina! Cagnolina? Pocoyo li ha scoperti! Beh, Pocoyo, però devi ammettere che Lula ti ha aiutato moltissimo! Vattene via! Ellie vuole sapere perché hai fatto questo, Pocoyo. Non sei stato molto carino a sbarazzarti di Lula in quel modo, sai? Pocoyo la cerca! Ottima idea! Cerca Lula! Qualcuno di voi vede qualcosa che può aiutare Pocoyo a trovare Lula? Le impronte! Segui le impronte! Certo, è proprio passata di qua, sicuro! Ma dove può essere andata? Ma sì, certo! Il Vamoosh! Ottima idea, Pocoyo! Sì, altre impronte! Lula! Il bruco? Ma allora, Lula dov'è? Guardate, è la sua palla! Oh, ma è terribile! Povera Lula! Non la troviamo da nessuna parte! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo dov'è Lula? Vicino a te! È proprio lì! Ti abbiamo trovata! Lula! Evviva Pocoyo! Evviva gli amici ritrovati! Ciao ciao! Alla prossima! Ehi! Ciao, Pocoyo! Ciao! Un momento, stai per dipingere un quadro. Oh, ma che meraviglia! Ma, Pocoyo, cosa hai in mente di dipingere oggi? Amici! Che idea stupenda! Fare un quadro dei tuoi amici! E chi dipingerai? Non vedi nessuno nei paraggi? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, chi dovrebbe dipingere? Dipingi Lula! Lula! Ottima idea! Sono certo che Lula sarà una modella perfetta! Non ti muovere! Ah, è il colore perfetto per Lula! La Pocoyo, puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici. Pocoyo, dipinge Ellie!
scelto proprio una bella posa per il tuo quadro. Ellie! Per favore! Non muoverti! Ellie! Ellie! Non muoverti! Temo che oggi Ellie sia troppo agitata perché tu possa farle il ritratto, Pocoyo. Ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere. Pocoyo dipinge Pato. Questa sì che è una posa interessante. Ti verrà certo un ritratto straordinario. Povero Pato, e dire che ci ha provato a rimanere fermo per te, Pocoyo. Pocoyo? Dove stai andando? Qualcosa non va? Oh, ci sono. Non sei soddisfatto di come sono andate le cose? Ma, Pocoyo, diamo un'occhiata al tuo dipinto. No! Oh, andiamo, Pocoyo. Solo una sbirciatina. Forse potete aiutarmi voi, bambini. Chiedete a Pocoyo se ci mostra il dipinto. Se davvero volete vederlo, forse ci accontenterà. Forza, provate a chiederglielo. Mostraci il quadro, per favore! Oh, è stupendo, Pocoyo! Guardate, l'arancione rappresenta Lula, il rosa Ellie e quella strana forma indica Pato, visto? Visto, Pocoyo? Sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Cosa stai facendo? Oh, che meraviglia, Pocoyo! Qualcuno sa dirmi cosa sta disegnando Pocoyo? Un pesce! Sta disegnando un pesce! Proprio così! Un pesce! Un pesce verde! E gli è anche venuto molto bene, direi. A cosa stai pensando, Pocoyo? Altro disegno! Ho un'idea. Perché non disegni un bel posto in cui far vivere il pesce? Ciao, Pato. Hai visto cosa disegna Pocoyo? Cosa c'è che non va, Pato? Oh, guardate lì! Qualcuno sa dirmi dove si trova il nostro pesce?
Un pesce in cielo! Che fantasia, Pocoyo! Dubito che Pato abbia mai visto un pesce che vive in cielo. Deve essere un uccello pesce, un uccesce, o un pesce uccello, un pescello. Ah, lasciamo perdere. Adesso cosa pensi di disegnare, Pocoyo? Ah, un bel pesce blu! È davvero carino, Pocoyo! Oh, e ora chi sarà mai che arriva? Credo che Pocoyo voglia farti una sorpresa, Ellie. Ta-dan! Ma tu guarda, qualcuno può dirci dove vive questo pesce? Anche stavolta hai dimostrato di avere tanta fantasia, Pocoyo. Ma guardate quel pesce! È davvero atletico, vero? Oh cielo! Non credo che Ellie abbia mai visto un pesce che vive nella foresta. Altro disegno! Vuoi fare un altro disegno, Pocoyo? Chissà cosa disegnerà stavolta. È proprio divertente. Oh, un fantastico pesce rosso! Mi chiedo dove viva il pesce rosso. Qualcuno sa dirmi dove vive questo bellissimo pesce rosso? Nel mare! Esatto, sotto la superficie del mare. Oh sì, quel disegno mostra i luoghi dove realmente vivono i pesci. Pocoyo voglia dirvi che ha fatto questi disegni per voi due, Pato e Ellie. Immagino che questo sia la dimostrazione che ci si diverte un sacco quando si usa la fantasia. E questo cos'è? Un regalo per tutti noi. Oh, grazie, Pocoyo! È stupendo! Evviva Pocoyo e i suoi bellissimi disegni! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! A cosa giochiamo oggi, Pocoyo? Sì, anch'io la vedo, Pocoyo. È qualcosa che luccica. Non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti. Qualcuno sa dirgli cos'è? È una chiave! Chiave! Proprio così, una chiave. Chissà quali sorprese potrebbe schiuderci. Che emozione!
Già, e se non fosse che ormai sono diventato saggio, la scambierei per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro. Tesoro? Tesoro! Tesoro? Tesoro, tesoro! Tesoro, tesoro! Incredibile! Sembra... è proprio il buco di una serratura, Pocoyo! Tesoro? Fai un tentativo. Beh, non sarà un tesoro, ma non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ciao! Tesoro? 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 Veramente non ci sono tesori qui. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Ronfotto. Chiave! Chiave! Tesoro! Tesoro! Chiave! Tesoro! 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 Aha! Un altro buco di serratura! Non sapevo che avessimo uno scantinato. Tesoro! Tesoro! Tesoro, tesoro, tesoro! Tesoro, tesoro, tesoro! 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 Pato! Sorpreso di vederci, Pato? Tesoro, Pato! Tesoro, tesoro! Emozionante! Forza, usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro! Direi che più in giù di così proprio non potete andare! Non ci credo. Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro. Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi. Forza, Pocoyo, aprilo! Cosa ci sarà dentro? Dolci? Giocattoli? Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere, così poi mi dite cosa c'è nel forziere? No,
non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porte, a fare domande e a esplorare il vostro mondo. È la chiave di tutto. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Oggi Pocoyo e Lula vanno al mare. Ciao Pocoyo! Ciao anche a Lula! Ciao! Esatto, una bella giornata in spiaggia. Hanno il pranzo al sacco, un ombrellone e... Pocoyo, dove vai? Da quella parte non si va in spiaggia. Sì, bella idea, Pocoyo. Una palla, una pallina arancione rotonda. La cosa giusta da portare con rotonda? Noi. Rotonda? Sì, rotonda come un cerchio. Bravissimo, Pocoyo! Sono sicuro che a Lula piacerà moltissimo correre a prenderla nella sabbia, ma ora è meglio che... Pocoyo! La spiaggia non è neppure da quella parte! Oh, mamma! Eccolo lì! E ora dov'è la palla? La vedi da qualche parte? Qual è fra queste? Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Quella rotonda! È tonda! Rotonda! Giusto, Pocoyo! La tua palla è rotonda! E ora possiamo andare in spiaggia! Il nostro amico Pato si sta divertendo un mondo! Bellissimo, Pato! Oh, ma sta attento! Per un pelo, Pato! Oh, oh, arriva Lula! Povero Pato! Ci aveva messo così tanto! Pato, forse la palla di Pocoyo è da qualche parte qui. Puoi guardare? Rotonda! Sì, Pato ha ragione. Qui tutto è rotondo. Ma la tua palla aveva un'altra cosa, Pocoyo. Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Anche Lula l'ha vista! No, di nuovo! Scusa, Pato. Fai la giocoliera! Che brava! Attenta! Oh, no! Ciao, Ellie! Ellie! Così è un po' più difficile.
Dovresti dire a Ellie com'è la tua palla. Rotonda, arancione. No, non è quella. Che altro avevamo detto della palla? È rotonda, arancione e... Potete aiutare Pocoyo a capire qual è? È piccola! Piccola! Bravi! Oh, ora che avete la palla, possiamo andare al mare? La spiaggia! Oh, la vedo! Beh, finalmente siamo qui! Evviva Pocoyo! È davvero una bella giornata per Pocoyo! E anche per me, certo! Bye bye! Ciao! Alla prossima!